un altro contenzioso si va ad aggiungere ai tanti che sono stati intentati e che sono tuttora pendenti contro il comune di Bassiano. L'istante ha citato il comune di Bassiano per responsabilità o colpa nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, arrecati alla parte lesa per una caduta occorsa il 17 aprile 2016, presso la piazza sita tra Via dei Martiri e Via della Croce e che sarebbe stata causata dalla mancanza di manutenzione del fondo stradale. La scelta della Giunta per la difesa è caduta sull'avvocato Filippo Cosignano. La decisione ha mandato su tutte le furie Giuseppe Fonisto di Grande Bassiano, il quale ha commentato: è indecente che ancora una volta si sia incaricato per la difesa del comune il collega di studio di un componente della giunta. Bassiano è uno dei pochi comuni che non si è dato un regolamento per il conferimento degli incarichi professionali e che non rispetta, almeno per prudenza, un principio di rotazione nella scelta dei professionisti. Dall'1 dicembre si possono presentare al Comune di Sezze le domande per il diritto all'erogazione del reddito di inclusione per i soggetti che vivono in condizioni di povertà, cui verrà riconosciuto il diritto dall'1 di gennaio 2018 attraverso due fasi: un beneficio economico, erogato mensilmente per 18 mesi attraverso una carta di pagamento elettronica e un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Requisiti generali per accedere ai contributi sono quello di non superare i 6.000 euro di ISEE per nucleo familiare e non oltre i 20.000 euro di patrimonio immobiliare diverso da abitazione. Il beneficio economico va dai 190 euro al mese per una persona sola, ai 485 per un nucleo di 5 o più componenti. Giovedì scorso a Castelforte, i carabinieri della stazione locale hanno tratto in arresto un cinquantenne residente a Santi Cosma e Damiano, il quale, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una pistola 6 mm con 6 proiettili e di 4 cartucce a pallini calibro 12, il tutto detenuto illegalmente. L'arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari. Nel corso del medesimo servizio, i militari operanti hanno denunciato un 36enne, il quale, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 24 cartucce da caccia a pallini calibro 12 nonché di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di grammi 16,50. Sono state infine segnalate alla prefettura due persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Si è concluso con grande successo il laboratorio di teatro pedagogico sociale assegnato alla GKO Company svolto con ragazzi dell'Istituto Comprensivo Rocca Gorga Maenza. 30 ragazzi dell'istituto si sono autocandidati alla partecipazione del progetto, diventando protagonisti e sentinelle della causa sul campo. Questo non è amore il nome della performance che gli studenti hanno scritto e poi rappresentato live e in forma di cortometraggio, grazie alla collaborazione di una troupe di ripresa video diretta da Pietro Paletta, con la regia di Giorgia Lucconi. Il comune di Sezze ha chiesto alla regione Lazio 5.000 euro per la realizzazione di una giornata ecologica, rispondendo ad un bando riguardante i contributi per la realizzazione di eventi nei comuni del Lazio soggetti a inquinamento atmosferico, ricadenti in classe 1. Sarà istituita una giornata ecologica con blocco del traffico per domenica 10 dicembre 2017 dalle 8 alle 18. Al blocco del traffico nel centro storico sarà associata una passeggiata sulle mura poligonali fino al Tempio di Ercole, con il duplice intento di coinvolgere quante più persone possibili e di riscoprire la storia locale. Le maggiori entrate, riscontrate dal bilancio e calcolate in centinaia di migliaia di euro, hanno indotto la giunta del comune di Formia a valutare una variazione di bilancio grazie alla quale dare sostegno alle attività commerciali tramite una pianificazione di eventi natalizi. La variazione al bilancio non è stata però approvata in consiglio. Ciò nonostante, l'amministrazione ha reso noto che continuerà a lavorare nell'ottica di poter garantire la serie di appuntamenti previsti.
Durante il weekend sono stati eseguiti controlli straordinari sul territorio di Cisterna. Già da venerdì, nella locale Piazza Viola gli operatori hanno proceduto a controllare 3 esercizi commerciali nonché alcuni giovani che di solito stazionano nei paraggi. Successivamente le pattuglie si sono spostate per eseguire ulteriori accertamenti nei pressi della locale stazione ferroviaria dove sono state controllate le persone che potevano destare sospetti. Le pattuglie si sono poi concentrate ad eseguire controlli di carattere fiscale in 2 locali periferici. Infine sono stati controllati 2 negozi di generi alimentari frequentati da stranieri. Per uno non sono state riscontrate anomalie, mentre per un locale di proprietà di cittadino nigeriano, sono state riscontrate alcune irregolarità. La Camera di Commercio di Latina promuove la giornata della trasparenza. Appuntamento domani alle 12.30 presso la sala consiglio dell'ente. Verrà condiviso il programma per la trasparenza e l'integrità, così come definito ed articolato nel piano triennale di prevenzione della corruzione. Attraverso l'iniziativa l'ente camerale vuole condividere ed esplicitare con la comunità di riferimento i suoi obiettivi, garantendo trasparenza ed intelligibilità. I lavori saranno introdotti dal commissario straordinario dell'ente, Mauro Zappia. Sarà il segretario comunale Daniela Falso a sostituire i responsabili delle diverse aree del comune di Sezze in caso di loro assenza o impedimento. Ciò avverrà limitatamente al compimento di atti che presentano carattere di indifferibilità e urgenza, ed in relazione alle sue competenze. A stabilirlo, un decreto sindacale indirizzato al settore 1 affari generali, e firmato dal primo cittadino, che ha considerato la necessità di assicurare la continuità dei servizi e l'esercizio delle funzioni delle diverse aree del comune di Sezze in caso di assenza dei responsabili di area.